un'esperienza sul campo, sto ancora in un'esperienza sul campo, che è di assistenza allo sviluppo, alla governance nelle aree di crisi, Iraq, Afghanistan, Yemen, Libia, Libano, le ultime aree in cui ho operato insieme ai miei colleghi. I docenti che, questa sarà la quinta edizione, i docenti che seguono questo master di economia dello sviluppo e cooperazione internazionale vengono tutti da esperienze simili, responsabile dell'intervento dell'OSCE nei Balcani, responsabile dell'attività di negoziazione in aree di crisi, che vengono, il 40% dei docenti, lo scorso anno è stato qualcosa in più, dei docenti sono, vengono dall'estero e sono caratterizzati da questo tipo di esperienze. Queste esperienze dal punto di vista professionale sono anche particolarmente specialistiche. La prima cosa che facciamo nella prima fase del nostro master è togliere dalla testa dei partecipanti l'aspetto della nuvoletta con il sogno. Sto facendo una cosa bella e una cosa, diciamo così, eticamente giusta. Questo elemento è essenziale che sia presente, ma di questo elemento i siriani che dovranno far ripartire il sistema idrico, il sistema di illuminazione nei loro paesi, non ci fanno assolutamente nulla. La cosa essenziale quindi è capire che abbiamo bisogno più di rendicontatori di progetti finanziati dall'Europa e di gestori di personale in delegazioni estere, piuttosto che di sognatori delle magnifiche sorti progressive delle attività amorevole di cooperazione. Anzi, troppo amore e scarsa competenza fanno danni drammatici, come alcuni rapimenti o alcuni eventi non piacevoli dimostrano. Per questa ragione abbiamo inserito nel nostro master in modo fisso e ora in collaborazione con lo Stato Maggiore dell'Esercito una 4 giorni intensa di confronto con i comportamenti in aree di crisi. Per gli operatori che vanno fuori devono sapere come comportarsi dal punto di vista culturale innanzitutto nelle aree in cui intervengono, ma poi anche dal punto di vista fisico e anche dal punto di vista medico, ad esempio. Quindi è un corso abbastanza intenso, peraltro si fa anche al Ministero degli Esteri, si fa anche in altre situazioni, ma noi ormai facciamo da 5 anni con un certo impegno, con una certa anche con dei risultati positivi dal punto di vista della comprensione da parte dei partecipanti dei comportamenti giusti da avere. Quali sono i settori, gli ambiti nei quali è possibile oggi trovare uno sbocco anche occupazionale? Purtroppo sono innumerevoli. Voi immaginate soltanto cos'è la differenza che oggi esiste anche nel Mediterraneo tra paesi che si bagnano in questo mare, tra redditi di 32.000 euro annui e redditi di 4.000 euro annui, nello stesso paese, nella stessa area, ad 1.5 ore di distanza d'aereo. Questo dà la sensazione dell'impegno che va messo dal punto di vista professionale a creare, costruire, aiutare operazioni di sviluppo. Allora, dalle delegazioni delle istituzioni internazionali, alle ONG, alle ONUS, alle sedi diplomatiche, alle società private, in qualche maniera da stimolare con ragionamenti di internazionalizzazione consapevole e che hanno sempre più bisogno di persone che conoscano la realtà di un paese o che conoscano la modalità di intervento, a società che intervengono su questioni di
proprio assistenza invece internazionale, alle attività che saranno connesse alla nuova direzione della cooperazione presso il Ministero degli Esteri. Abbiamo un nuovo soggetto di grande importanza e anche di grande attrattiva dal punto di vista professionale. Stiamo parlando di una struttura che avrà in mano l'intera attività di cooperazione italiana e che sarà composta all'inizio di 200 funzionari. 200 funzionari vuol dire che il grosso dell'attività di questa operazione verrà organizzata all'esterno, con risorse esterne, di cui 200 funzionari saranno elemento di controllo e di guida. Questa è una grande anche opportunità e potenzialità. Di questo discuteremo durante il corso, anche con operatori diretti, anche con persone del Ministero degli Esteri che, come sapete, danno il patrocinio a questo master. Vi ringrazio.